Buongiorno, è troppo affettuoso. Svegliato bene. Cinesi, 12 euro. Solo il rumore del vento. Noi siamo i fantasmi che popolano il paesino medievale di Castel Vittorio. Il sindaco non mi ha cagato le strisce. Ho bussato lì niente. Fa sentire, no, aspetta un attimo. Qual è il problema? Dov'è il problema? Dove sussiste il problema? Se c'è un problema c'è sempre una soluzione, ragazzi. Ma il sindaco Lo non sai? parla. No, non ti parla, ma l'avete preso il sindaco giusto. Quindi ho bussato alla porta sbagliata. Aspetta un attimo. Non prendere in giro un testa di cazzo che sono io. Perché io ti frego, anche se ti... Tanto Ci parliamo, no? vogliamo bene. Ci Ma vogliamo è tutti bello, no? bene. È bello. Signori, l'ultima giornata, l'ultimo viaggio, l'ultima cena, l'ultimo pranzo. Questo posto mi mancherà la sua accessibilità. Signori, uno Stefano in tutto il suo splendore. No. Allora, lì siamo carichi come dei muli. E là sei Valerio Antonellino Maria Pio, come si dice Non è sempre. vero, non è vero. È completo da dire, Ok, è completo, mi scusi, non contraddico il maestro. Maestro, è un piacere ritrovarla in questo luogo di villeggiatura. Questi luoghi Abbiamo visto le dispersi. paperelle, i cigni. Ah, i cigni ovviamente sono essenziali. Questa qua è la posizione sabbatica, come al solito. La possiamo analizzare nel trono della principessa, con lo svacco, questo, con la contentezza addosso, emergi. Ma quindi ti aggrada questa movimentazione acquifera un pochettino più leggiadra? Adesso posso entrare in acqua, solo oggi posso entrare. Ah, puoi entrare, grande, yeah, bene, molto bene. Pieno di sassi. Però alcuni dicono che la situazione igienica sia altresì migliorativa da questo punto di vista rispetto alla sabbia. Ciao mamma. Abbiamo giocato a merda, no? No, no, non c'è con le carte. E chi aveva più chili di merda, la penitenza era infilare la sua Ovviamente ha vinto Vittoria. Che bella insalatina, guarda lì. Insalatame. Questa è un'insalata senza insalata proprio. Senza insalata, ma è È un'insalata come da rigore. completa. Sì, c'è il tonno, acciughe, olive, pomodoro, il mitico mais, uova sode. e questi non so come si chiamano. Fagiolini? Fagiolini. Non so come si Grande. chiamano. E questo quindi è proprio un'insalata senza insalata, come sempre desiderato. È la cosa No, che mi rende questa era. E però c'è anche il patatino. Ma hai visto che c'è l'insalata senza insalata? Ma c'è l'insalata col pesto. Cosa ci fa il pesto nella caprese, compreso? Perché sei in Liguria. È un tocco di classe. È la caprese ligure, la famosissima caprese ligure. Ci vuole però una degustazione del pesto. Ci vuole una degustazione Ha del avuto una pesto. brutta avventura l'anno passato. Giapponese, che verde. Wasabi. Wasabi. È buonissimo. Però mia madre lo fa più Ma tu il buono. computer che ti sei costruito solo come funziona? Funziona bene? Ora te. Adesso è il letargo, un attimo. Che buono! Stiamo sminciando il francesame lì che si cala giù lo champagne. Bisogna ciucciarlo tutto il sole oggi. Tutto quello che c'è. Questa è l'immagine della meridionalità, Sì. quindi lo svacco, il raggio che arriva. E mi sto anche trattenendo, Ah, sì, e anche in situazioni un pochino insolite, no? Cioè, di là c'è Eventualmente. gente che beve champagne e dietro c'è C'è proprio la lo plebea. svacco, c'è lo svacco. Mi pare un'ottima. No, giustamente, perché con troppa sciccheria poi bisogna comparare, no?
Bisogna cercare di dare un equilibrio alle cose. Va bene lo champagne e l'aragosta, ma va bene anche lo svacco. Lo svacco così brutale. Signori, una quarantina di euro per lo spaghettame con aragoste e calamaroni. Sì. E poi non vanno neanche a finire ciò che hanno nel piatto. No, io andrei lì, prenderei tutto, lo metterei in un sacchettino e me lo mangerei in spiaggia. Guarda, che è una vergogna. Che scialacquo proprio. È uno scialacquare proprio neanche in vergognoso. Se scegli il menu chic, quindi viene imbavagliato. Sì, cioè ti portano il piatto e poi ti mettono il bavaglio addirittura, manco fosse un bambino di 2 anni. Il bavaglio è proprio il servilismo a manetta. Servilismo a manetta. Io avrei mozzato le mani. È bellissimo, sembra che ha quanti strati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scontento? Si è mosso. Un mega venditore di ciabatte, pure raccoglie quelle perdute. Il venditore Zamba non viene qua. Che figurino. Spalmatelo bene, spalmatelo. Dai, Sabato, registrando tutto il maestro. No, maestro. Ma noi siamo scherzi. Dobbiamo morire. Vuoi che te lo devi stendere? Ti prenderò per il culo. Dai, va, ci proviamo prima a letto, così si sorride. No, mi serve un materassino. Oh. Ah. Scusate, intendevo come zona. Ce l'ha fatta, yeah! Amore, dai, pensavo avessi imparato, stese. Via, uno. Ah, non mi devi tirare su. Vabbè, senti, ci facciamo un altro ammazzo. Ci rinuncio perché... Era bello! Ho mai desiderato di essere una sirenetta. Ho desiderato di essere pogno sulla scogliera. E adesso? Riposinuz! Sigaretta riposinuz di brutto, proprio a bestia. Freddo, eh? Sollazzo la spiaggia con le bocce, signori. La misurazione del corpo magro. Una ciabatta e 2 dita. È pari, assolutamente è pari. Proprio, assolutamente fatta. Sì. Sì. Punto di Simon. Qual è il problema? Mi ha ammazzato il fiore. Si sta già passando, non è che ci ma vuole. Ma io lo voglio passito. Lo metto nella mia collezione di fiori. Che figurino sotto questa massa nubica. Parli con di me? Parli con me? Sì. Che figurino? No, nel senso questa... Guarda che massa dei nubi. Un cumulo nebbio, dici? Hai visto che forma fallica che ha questo nubo? È per quello? Pallo gigante! Io sono proprio sotto, hai visto? Madonna! Perché il patatame? Perché è essenziale! La vacanza è arrivata al termine! Insomma, now it's time of launch! Tra l'altro le condizioni atmosferiche hanno desertificato completamente. Non c'è un cane, perché il nuvolame sta imperversando sulla regione insieme al vento. Abbiamo finito. Però te garba questa luminescenza, questa colorazione. A me piace tantissimo. Io al mare ci verrei solo in questo... Al tramonto? Al tramonto. Però è freschino, c'è cioè, sì, questa ventazza mi sta gelando le chiappe. Ciao! Siamo a Torino! A Sveduma Pitante! A Sveduma! Sì. Ciao, bella! Ciao, signorina, Zan, attenzione. Hai ragione. Ciao, sono Guetta. Yeah! Ciao, bene, molto bene, yeah. Che ne dici di un ottimo chirashi? Io ho una voglia pazza di sushi. Salute, salute. Ciao. Ciao, ciao. Saluti. Ciao. Yeah. Ma guarda che bei tavolini ribassati. Hai visto? Guarda che figata. C'è anche sotto casa mia c'è la sala. Per la serie L'importanza del chirashi abbiamo un chirashi un pochino anomalo, se devo dire.
perché di solito si fa con una ciotola un pochettino più spessa. Chirashi significa letteralmente sparpagliato, perché c'è un fondo di riso sopra il quale viene sparpagliato il pesce crudo. Chirashi dà proprio l'idea dello sparpagliato, qua invece è tutto così ordinato, cioè non deve essere composto in maniera così perfetta. Che bel piattino che ti è arrivato! Hai visto? Guarda, è mio! Che bello! California Roll! California Roll tutto mio, non ve lo faccio assaggiare neanche un po'. Ma neanche una degustazione labiale per far sgrondare di saliva l'umanità. Aspetta, la degustazione labiale ha bisogno di tempo, deve essere preparata. Ci deve essere meditazione, non deve essere qualcosa di meccanico. Ci deve essere spirito. Guarda. Tu ti ricordi cosa hai preso? Non ricordo nulla. Io mi ricordo prendo un qualcosa, questo. Però non ricordo. Prendi il pezzettino. Tu per il riso e. Lo guardo. Lo guardi. Lo puccio. Una bella pucciatina. E poi cade. Cade, ovviamente te ne sbaglio, no, ma quelli sono dettagli. Basta. E poi. Cade giù. Degustazione. La meditazione, ecco il labiale che emerge, l'occhio chiuso, sprezzante di vitalità, la gioia. Avevo voglia di questo sushi da morire. E soprattutto se ci agglomeri un po' di wasabi, allora lì la sensazione è più forte. Il wasabi no, ma lo zenzero sì. Il wasabi non mi piace. E dammelo a me allora. È il primo impasto delle cibarie giapponesi. Il primo impatto è che sono uguali a quelle italiane, perché ho preso dei calamari. Perché non è tipico, è molto italianizzato per quello. Per me va bene. Caratteristica. Salmonino, finalmente. Perché invece è lo zenzero. Ma il wasabi non è zenzero. Vive senza zenzero. Ma il wasabi non è zenzero. Se lo va a comprare. Lui che è di San Salvato, quindi è nato. Il babbo è straordinario, ti sgronda proprio il pezzetto, viene inserito all'interno l'occhio chiuso, soave, l'occhio chiuso. Eccolo qui. Buono. No, ma la degustazione non è una cosa meccanica, non sei soltanto a nutrirti per defecare. Finalmente un ramen. Un ramen antitradizionale, ma il frutto di mare che emerge, credo però rompente. Il katsudon, signore, l'ho toccato. L'ottimo brodino del ramen. Bello caldo, bello. Simone, cosa stai macinando? Magari è fritto, buonissimo. Stai facendo la pucettina. Fai vedere la cuccia sindrinta. Buona. Una pucciatina. Che buono. Non è perché vuoi mettere. Con bambole. E lo zenzero, cosa sta zenzero? Un po' piccante è, un pochino. Però se vai a Torino, se vai a Punta Palas, c'è il negozino di sementi e c'è lo zenzero cristallizzato, che è favoloso. Questo? No, non tutto! Una stissa. Non ti ammazzo se lo prendi tutto. Allora, un cicinin. Un cicinin, hai un'ottima resistenza però, congratulazioni. Ma hai portato l'intero? Sì. Ciao. Ciao. Vedo la contentezza stampata nel tuo volto, sì. O sbaglio? Ma per quale evento in particolare la vedi? Nel senso che sei arrivato lì che avevi un bisogno culinario. L'ho smicciato bene questo bisogno, poi io... Hai smicciato le cibarie... Degli altri. Particolari. Adesso la sbobba che risale... Che risale. Che rimugina e poi espelli, però. Sì, espello. Allora, sti cazzi se la espello. Bisogna fare un elogio a questa illuminazione locale intelligente. Cioè che si illumina d'immenso... Di giorno e si spegne di sera. Non è che si spegne, Eccola. Si accende al tuo passaggio, se ti rileva. Oh, no! Vedi che intelligenza? E ringraziamo il sindaco di Castelvittorio che da anni dispensa. Un applauso.
che dispensa, diciamo, funzionalità tecnologica all'avanguardia. Però il problema però rimane sempre del parcheggio disabili. Su quello il sindaco, mi raccomando, sindaco che stai ascoltando. Caro sindaco, i disabili hanno il loro parcheggio adibito, ok? E perché gli esseri umani normali vanno ad occupare abusivamente quel posto? Caro sindaco. Poi arriviamo noi col pulmino, disabili, non possiamo metterlo e dobbiamo fare alle persone dei percorsi, delle fatiche. Ci sono i bambini. Un saluto agli amichetti. Ciao! 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 Yeah! Ripeti con me. Bene! Bene! Molto bene! Bene! Yeah! Sono fantastici i bambinelli. Ciao. La Melina è sempre presente. Perché il magnesio è importante? Perché aiuta la trasmissione degli impulsi nervosi dal cervello al corpo, al muscolo. Aiuta. Ah, quindi quando c'è la sindrome mestruale il flusso sinapsico si interrompe. Sì, più o meno. O si interrompe o tipo che uccidi qualcuno, cioè impazzisce. Ok, sì, ma magari non è che si interrompe, ma è un po' incasinato, sì, adesso, diciamo un po' irregolare. Quindi il magnesio aiuta a regolarizzare il flusso lì. Dicono. Ah, ok. Siamo estremamente contenti in questi giornali, quelli assonnati, mentre... Ah, è pimpante però, guarda. Ma io sono molto assonnante. Assonnante. No. Che cos'è questo? Tutto! Tutto è molto... Tiene in mano molto... Si spezza subito. Una prelibatezza locale, assolutamente locale, il mitico tutto di cui abbiamo parlato già in passato. Un po' una mattazza. Finalmente è tra le mie mani, tra le nostre, possiamo degustarlo. Ma c'è anche il patatone dentro. Il mitico patatone è tra... Signori... Fantastica. Un agglomerato di robe... Che è proprio un'esplosione di gusto e di pesantume anche naturalmente. Si sente le cipolle, Ma se nel senso che dobbiamo alitare come degli asini. In seguito però l'espressione nei volti stampati è promettente. Ma questo tortuno lo fanno ancora come una volta. Io sto sognando e sono veramente in paradiso. Ma quindi è una degustazione soave questa. Ho raggiunto il nirvana. Ed è ricco anche di magnesio, quindi. Ce l'hai, è sta fissa. Ha fatto paura. Ah, che col magnesio e anche la dopamina che viene sprigionata dal piacere della degustazione di tale prelibatezza. E quindi il sorriso c'è paura di una donna mestruata. Ti si stampa il sorriso, quindi ti focilli bene per la giornata. Aria, diamo una triste notizia a Vittoria, che questa è l'ultima fetta perché il resto è stato finito alle 8:30 di mattina. Ah, ok. E si va a ruba, quella roba. Non ne fanno più? Niente. Fino a domani. Mattina, no. MD a palla, Madonna, hai visto? MD come se non ci fosse un domani. Ah, quindi MD a bomba però. Sì, domani riprendo ad allenarmi e potrò mangiare il nono. Vuole fare finta che ti in forma. Ma non ti sei allenata questi giorni? Prendi, scarichi, butta giù, butta su, carruggi, rotoli, carrozzine. Sì, ma domani mi aspetta un sacco da 50 kg. Quindi riprendi brutalmente. Ma oggi vogliamo anche onorare il nostro antenato Augusto Ottaviano, che è morto esattamente 2000 anni fa, vero? Se non sbaglio. Sì, tanto Augusto. Augusto. È presente Augusto Ottaviano. Signori, abbiamo Vittoria Augusta! Abbiamo una discendente diretta della stirpe reale.
Vittoria Augusta la campionessa. Signore e signori, buonasera, io sono Vittoria Augusta, senza virgola, quindi il mio nome è proprio Vittoria Augusta. La campionessa. Ah, senza virgola, quindi quando firmi devi esprimere questa... imponenza, sì. Augusto è un nome... importante. Cavolo, una discendente reale. Eccomi. Avete due discendenti, cioè, beh, rendi conto. Scusa, ma non è mai stato espresso, ma è quello. Cioè, sei andato a smicciare l'albero genealogico. Bene, molto bene. Yeah. Sta bella, mi dà ammazzo. Saluta. Che ti nasconde, come ti nasconde? No, perché non mi deve vedere con il pigiama? Come ti trovi? Ma il pigiama è ottimo, ma qual è il problema? Dai, pigiamino. Bello. È una figata, guarda che pigiamino zampa. Bisogna per forza chiudere con la tamarrata. Molto delirio. Non riesco più a guidare la mia macchina. Il furgone è troppo grande, troppo possente. Ti giuro, non riesco a guidarlo. Bene, molto bene, yeah!